adesso ha la termodinamica a concentrazione, e che è una termodinamica che, se utilizzata, può risolvere, come ho detto, i problemi delle fonti, può portare, se opportunamente utilizzata, una riduzione dei consumi energetici, ha tutte le qualità per far sì che non si precipiti nel burrone in cui stiamo andando a finire se continuiamo così come stiamo, con lo stesso schema sociale che ci siamo dati, e sociale politico. Allora, il solare termodinamico e concentrazione è una tecnologia chiave sostanzialmente per la pianificazione energetica e territoriale ecosistemi più adeguata, per il raggiungimento dell'equilibrio dell'uomo con la biosfera, e cioè in ultima istanza per la risoluzione della crisi energetica, della crisi ambientale e della crisi socio-economica da cui siamo partiti per fare quest'analisi. E così andiamo a una corsa, altrimenti i prossimi speaker si lamentano, una corsa estrema. Andiamo a spiegare che cos'è questa tecnologia. Ma la sapete più o meno? La pressione solare va concentrata perché arriva sulla Terra in forma estremamente diluita, e siccome noi siamo dei voraci consumatori di energia, vogliamo sempre una potenza molto elevata, dobbiamo concentrare. Ci sono sostanzialmente due tecniche principali di concentrazione: la seconda si è concentrata su una linea, la radiazione solare, vedete, fare specchi parabolici lineari in cui la radiazione solare viene concentrata su una linea in cui passa un fluido che viene riscaldato. Vedete una parabola, quella che usano per accendere la torcia di Olimpia ogni volta, ogni 4 anni che sono le Olimpie. Vedete una parabola, raccogliere la radiazione solare, la concentrare su un punto, e lì si raggiungono temperature ancora più elevate. Temperature ancora più elevate. Allora, questo sistema è stato utilizzato tra le varie possibilità, di parlerà soltanto di una cosa, le varie possibili applicazioni. Viene utilizzato per la generazione di energia elettrica, ad esempio. Qui vi faccio vedere soltanto come poi alla fine questo concetto della concentrazione si integra con un impianto per la produzione di energia elettrica. Qui avete il campo solare dove viene concentrato la radiazione solare, su una linea in cui passa un fluido che viene riscaldato. Questo fluido va in un sistema di scambiatori e di sistemi di accumulo, perché la cosa fondamentale di questi sistemi è che c'è la possibilità di accumulare l'energia solare raccolta sotto forma di calore, in modo che il sistema possa funzionare anche di notte quando non c'è il sole. Questa la rende differente, ad esempio, dal fotovoltaico. Non dico la rende meno, la rende differente, quindi ci saranno. Perché ci saranno dei differenti ambiti di applicazione, perché abbiamo detto che il segreto del nostro futuro, se deve essere sostenibile, deve essere basato su un mix di tecnologie. C'è tutto un sistema di scambiatore di stoccaggio, e poi va a finire alle turbine, dove in maniera estremamente piccola l'uscita della turbina è l'energia elettrica. È possibile fare un sistema di una concentrazione puntiforme, dove abbiamo un enorme campo di specchi che concentra su un punto. E lo schema successivo a valle della torre è esattamente lo stesso. Quello era lo schema. Impianti di questo tipo ne sono già stati realizzati nel mondo, non vi faccio vedere tutte le cifre, quante ce ne stanno in Spagna, quante ce ne stanno negli Stati Uniti, l'evoluzione del mercato, ma c'è un trend esplosivo, diciamo, per la realizzazione di questi sistemi. Qui ne vedete uno fatto in California, del 350 megawatt di potenza. Questo, tenete bene questa immagine, perché potrebbe diventare familiare per la Sardegna, almeno io spero, e come lo sperano tanti altri, è che è un impianto a torre fatto, se la si vive in Spagna, da 17 megawatt. Questi sono tutti impianti in funzione, che proprio vedete, questo antasoldore produce qualcosa come 158.000 megawatt l'anno. È un impianto di 50 megawatt, il terzo nome, e insiste su un'area, quel nome significa 200 ettari sui metri quadrati, se lo riscaldi su 200 ettari di terreno, un dato molto contestato. Quindi vedete che grazie allo stoccaggio lavora per 3.100 e rotto ore l'anno, che è un numero abbastanza grande, perché ha lo stoccaggio. Comparare mediamente un impianto fotovoltaico, che qualcuno di voi ce l'ha sul tetto di casa,
sono le 1100 ore, con un'efficienza pure inferiore all'efficienza complessiva dei sistemi CSP, che significa che questi sistemi poi alla fine per territorio sono occupato, sono molto ma molto, 3-4 ordini, no, un fattore 3-4 più efficienti in termini di produzione dei sistemi fotovoltaici. Vale di occupazione degli specchi, l'altro numero che voglio farvi vedere è che sostanzialmente il percentuale di occupazione sta al 25,5 ad esempio in questo sistema, che significa che del territorio solo il 25% è poi in qualche maniera ricoperto dagli specchi, tutto l'altro diciamo non è ricoperto dagli specchi e quindi è struttura diciamo vuota in sostanza. Questo è alcune, e soprattutto che è una cosa che si dibatte molto, aumenta il miglioramento del profilo ambientale di questi sistemi, e questo significa fare ricerche sui fluidi che trasferiscono e sul consumo che trasferiscono il calore e sul consumo di acqua. La ricerca, ad esempio, due attività di ricerca per quanto riguarda il clima avvertire è quella sull'ottimizzazione dei campi degli specchi e sulla ricerca di nuove geometrie con cui realizzare il sistema, cioè nuovi rapporti geometrici fra il campo di specchi e la torre. Si sono messi su un declive, diciamo su una collina, la parte sud di una collina, il ricevitore a valle, in modo che è possibile creare il sistema di concentrazione a torre senza torre sostanzialmente. Per l'aumento della capacità di mettere in rete l'energia elettrica si fa ricerca sui sistemi di accumulo, un certo tipo di accumulo a sali diffuse, si fa ricerca su altri sistemi di accumulo in cui nei contenitori di accumulo sostanzialmente c'è immaginare qualcosa di un po' più grande di una sabbia, materiali solidi, argillosi, così su cui si fa passare il gas che viene riscaldato, e c'è anche tutta una ricerca su quanto riguarda le previsioni dell'insolazione, perché è estremamente importante, no? Sapere se tra un'ora, come per noi ciclisti è importante se oggi piove o no, anche per chi deve gestire un impianto di questo tipo è importante sapere le previsioni sulla radiazione solare. L'obiettivo 3 è quanto riguarda il profilo ambientale, questo sistema che è veramente questionato, ed è la ricerca che si fa su questi fluidi. E questi fluidi, qui avete una lista, il fluido che storicamente che è stato utilizzato è questo che sta scritto Terma Oil, che è un olio minerale, che ha la capacità però di non decomporsi fino a temperature dell'ordine dei 400 gradi, dei 390 e così via, oltre i quali si decompone. Poi abbiamo quelli che si chiamano i sali fusi, molten salts, questa è l'innovazione di Rubbia, che ha detto, bene, tutto il sistema possono circolare questi fluidi. Molten salts sono semplicemente nitrati di sodio e potassio, che è andata esattamente gli stessi, perché è una differenza, che andate a comprare in qualsiasi consorzio agrario quando volete concimare il vostro prato, no, quello sono particolato bianco, come volete. I fluidi sono fluidi gassosi, come ad esempio la CO2, su cui abbiamo lavorato molto qui al CRS4, oppure addirittura anche ovviamente il vapore. E questi, ciascuno di questi ha un profilo ambientale, una certa pericolosità ambientale, qui li vedete classificati in termini del loro impatto sull'acqua, sull'aria, la tossicità per gli uomini e così via, allora, pulizia degli specchi. Ma questa parte qui, che sono le torri di raffreddamento del sistema, delle turbine e così via, di tutti i fluidi che circolano nell'impianto, è esattamente uguale a quello di qualsiasi impianto per la produzione di energia elettrica. Se in galloni dovremmo fare questa moltiplicazione per sapere in litro e metro cubo, ma la cosa importante da vedere è che questa roba qui è di più del 90% di tutti i consumi di acqua dell'impianto, no? È come quasi zero, mettiamo che consuma 0,2 in questa strana unità di acqua per
l'elettrolo dell'eo per anno e comparatelo con i consumi dell'agricoltura stessa. Guardate, da un metro di terreno di qualsiasi agricoltura, alfa alfa se l'erba medica, il cotone, un campo di frutta, un campo da golf, più vicino ce n'è uno, consuma una quantità di un ordine di grandezza e più superiore a quanto consuma un impianto di questo tipo. E l'altra conclusione dice che il buon vivere può arrivare solo in bicicletta, come diceva, e come metafora, dicendo, della diminuzione dell'equilibrio con l'ambiente, il buon vivere nel futuro non può che arrivare in bicicletta. Grazie per l'attenzione. Grazie.